Bentornati su Passeggero Giocante, bentornati su Gente di Ruolo. Felice che siate arrivati fino a qui, sopravvissuti alle decine di minuti per le quali vi ho parlato di questo argomento, della Power Escalation, e siamo arrivati quindi a degli esempi. Ovviamente il video contiene spoiler, quindi se sentite un qualche tipo di titolo che dovete ancora ascoltare, per il quale volete preservarvi lo stupore, magari skippate oppure semplicemente lasciate stare questo video. Se invece a tutto sommato non vi interessa molto degli spoiler, proseguite pure. Parleremo di avventure abbastanza vecchie e dell'ultima che stavo giocando, che ho chiuso poco tempo fa e che è tuttora in pubblicazione, quindi Svej Eberron. Iniziamo parlando appunto di come provare a rendere il potere, l'effetto wow che ci dà il potere nel gioco di ruolo, e questo è abbastanza difficile, in particolare da fare nel breve tempo, quindi nella one shot oppure nell'avventura breve. E se guardate, se avete ascoltato i figli di Norimberga, è uno scenario al quale sono particolarmente affezionato proprio perché secondo me riesce a rendere in maniera efficace la Power Escalation, nonostante sia uno scenario da due giocate. E questo perché? È l'esempio, diciamo, di quello che vi dicevo prima, della non linearità. I personaggi iniziano l'avventura, in un certo modo, secondo un registro da, fondamentalmente perdenti, per poi a un certo punto, cambiare improvvisamente le schede e ritrovarsi a essere i Jason Bourne dell'ambientazione. La non linearità ci porta a fare un netto stacco tra ciò che eravamo prima e ciò che siamo dopo, e la percezione di aver cambiato registro, di essere adesso effettivamente potenti, nel setting c'è, ed è dovuto proprio dalla presenza di un gradino, significativo che di colpo fa scattare i PG verso l'alto. Quindi, al posto di lavorare sulle minacce, lavoro prima sui personaggi, di colpo scuoto i personaggi. Dall'altra parte, sempre uno scenario breve che è American Idiot Horror Story. Lì invece, se guardate, l'effetto di tensione deriva dalla discontinuità improvvisa che c'è nel setting, da parte invece delle minacce. I PG sono sempre quelli prima e dopo. Il problema è che a inizio avventura sono tutto sommato compatibili con quello che sta succedendo intorno a loro. Poi arriva l'evento scatenante e di colpo si ritrovano ad essere impreparati di fronte a una minaccia che di colpo ha cambiato tono, ha cambiato dimensione e adesso è effettivamente temibile. Quindi anche qui, per rendere credibile l'effetto di tensione, non voglio dire di paura, di questo scenario, è importante dare una pesante discontinuità alle minacce che i giocatori si trovano ad affrontare, quasi inesistenti nelle prime 2 ore di gioco e poi di colpo massicce nell'ultima ora, ora e mezza, di giocata. Quindi questi sono esempi estremi, se volete, di come si possano applicare il principio di discontinuità per rendere palpabile la scalata di potere che può esistere, generare tensione in questo modo. Per quel che riguarda invece altri aspetti come la non linearità sul lungo termine e presentare la scala di potere, posso citarvi la campagna di Ultima Forsan, dove a circa un terzo di campagna, metà campagna, quando i personaggi stanno esplorando la città dolente, trovano effettivamente una chimera, quindi si trovano a misurarsi con questa bestia e riescono a fare l'incontro che comunque è estremamente pesante per loro. Questa minaccia poi serve per introdurre la scala di potere, per dare un'idea di quanto possa essere temibile questa minaccia, e la ritroveremo alla fine dello scenario, con la differenza che alla fine dello scenario saranno più di una mezza dozzina, tutte di colpo, una quantità che
il gruppo fa fatica a concepire come gestibile. Perché? Perché ne ha già avuto un assaggio qualche mese prima, quando in tutto il gruppo sono riusciti a tenerne a bada una. Quindi presentare la scala di potere è possibile presentando una minaccia che può essere non essere sconfitta, ma che ci permette poi di come dire, prevedere quello che sarà un incontro che di colpo mettiamo sul tavolo e tutti quanti possono dire: oh dannazione, adesso sono in sette e abbiamo fatto fatica a tirarne giù una. Come dannazione faremo? Quindi questo è un po' l'effetto che potete fare introducendo prima la scala di potere. Ultimo esempio che porto giusto a commento dell'ultimo scenario che sto giocando, quindi quello nel Segno dei Tre, giocato in Eberron ma con Savage World, è uno scenario particolare proprio perché porta in campo, come dire, una tensione creata sul principio dell'incommensurabilità, quello che vi ho detto, essere un principio che genera tensione ma non nel modo comune con cui lo facciamo con la power escalation. Perché? Beh, è una scelta voluta. In questo scenario ho fatto creare ai giocatori dei personaggi al livello di potere che loro desideravano. Non ho quantificato il numero di avanzamenti, quindi l'esperienza che loro potevano spendere nella creazione di personaggio. Quindi avevamo personaggi molto forti e altri invece un po' più deboli. Il punto era che a me non interessava quanto loro fossero avanti nella scala di potere, perché lo scenario li sfida su tutto un altro registro, li sfida su un registro di investigazione, li sfida su la comprensione di ciò che sta accadendo e una scelta morale tra il bene del singolo oppure una minaccia che non si riesce a capire o quantificare. È uno scenario basato sulla manipolazione, basato sulla menzogna e sull'incertezza di ciò che è realmente reale, o meglio, di qual è il reale significato delle azioni che io sto facendo. Credo di muovermi in una direzione per un determinato scopo, ma quale sia il vero significato di questa azione nel panorama generale, questo non è così facile da capire. E non è una cosa che mi si semplifica se io sono un guerriero estremamente forte che non teme le minacce fisiche. Quindi lavorando su un registro in parte personale, perché l'aggancio dei personaggi allo scenario è dichiaratamente personale, una vendetta personale da esigere nei confronti del cattivone di turno, e nel contempo presentare delle minacce che non siano direttamente correlate alla misura di potere e di esperienza che hanno i personaggi. Con questo chiudo questo breve video, o meglio, voleva essere breve nelle intenzioni, mi rendo conto da che il minutaggio ci ha già portato a 10 minuti, e vi lascio quindi convinto di aver, se non argomentato tutto quello che avrei voluto fare, quello che almeno dovevo fare per darvi una bussola, per darvi un orientamento nell'ambito di questo argomento. Se vi è piaciuto, comunque ovviamente l'internet è un posto vasto e potete magari sulla base degli indizi e argomentazioni che vi ho dato poi fare ricerche vostre. Grazie di essere arrivati fin qui, spero che magari qualcuna delle avventure che ho citato l'abbiate anche ascoltata, vi sia piaciuta, e detto questo aspetto come sempre commenti o feedback e anche le vostre esperienze, magari positive e negative, a riguardo del tema. Buon viaggio, io continuo verso la mia destinazione e voi spero verso la vostra. Buon proseguimento a tutti, da Antonio.